Secondo lei, dottor Talpley, che cos'è Al-Qaeda? E ha dei legami con i servizi segreti, non solo la CIA, ma anche l'MI6, il SISMI e altri servizi segreti occidentali? Al-Qaeda è un gruppo di provocatori, assassini, agenti doppi, zimbelli, stato creato dalla CIA e dall'MI6 all'epoca della guerra dell'Afghanistan per combattere i sovietici. Io cito nel mio libro La fabbrica del terrore il fatto che Robert Gates, l'attuale ministro della difesa degli Stati Uniti, dice che lui, allora numero due della CIA all'inizio degli anni Ottanta, studiava il problema di creare una legione araba per combattere contro i sovietici in Afghanistan. E lui dice: poi non l'abbiamo fatto. Invece hanno fatto appunto questo, hanno creato una legione araba della CIA. Il nome è Al-Qaeda e qui si tratta di agenti o fanatici psicotici manipolati da agenti doppi all'interno di questi gruppi. Qualche esempio: Al-Qaeda attacca i nemici degli Stati Uniti, quelli che sono bersagliati da Washington, vengono bersagliati anche da Al-Qaeda e c'è una simmetria perfetta. Prima di tutto i sovietici, poi i serbi, questo viene fatto da Al-Qaeda attraverso il gruppo che si chiama KLA. Sono spacciatori di droga e terroristi e saranno il governo dell'Albania, almeno non dell'Albania, ma della provincia del Kosovo e anche dell'Albania, fra poco, se il Kosovo diventerà indipendente dalla Serbia, sarà i KLA terroristi a prendere il controllo di questa zona. In Cecenia, per attaccare la Russia, la CIA ha utilizzato anche lì agenti di Al-Qaeda per fare vari atti di terrorismo. La scuola di Beslan, di nuovo, uomini di Al-Qaeda erano coinvolti. David Shaler, del MI5, ha testimoniato che lui, sapeva durante la sua carriera di agente segreto britannico che MI6 stava pagando Al-Qaeda 100.000 sterline per assassinare Gheddafi della Libia, per avere magari il pretesto per fare l'invasione della Libia e impadronirsi anche di quei pozzi di petroliferi lì. Adesso c'è la grande lotta per il predominio dell'Africa. Il Pentagono ha appena creato un comando militare per l'Africa. E perché? Perché la Cina sta entrando massicciamente in Africa attraverso accordi commerciali fatti più o meno alla pari, no? 50-50, come diceva Enrico Mattei. Invece gli Stati Uniti vogliono mantenere il monopolio del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, delle ditte petrolifere, del cartello anglo-americano e così via dicendo. Io ho parlato recentemente alla radio di Algeri e mi hanno chiesto: adesso c'è Al-Qaeda in Algeria, in Marocco, altri paesi. Che cosa significa? Significa semplicemente che parallelamente alla creazione del comando del Pentagono c'è anche la presenza di Al-Qaeda per destabilizzare questi governi, assassinare dirigenti e questo è coerente con questa politica degli Stati Uniti. Ultimo esempio, Pakistan. Cheney è andato in Pakistan a febbraio per dire a Musharraf: tu devi adesso aggredire l'Iran, tu fai parte della nostra strategia di schiaccianoci, tu c'hai la bomba atomica islamica, utilizzi questa bomba contro quelli dell'Iran. Musharraf ha detto di no, allora gli Stati Uniti hanno iniziato un processo di destabilizzazione. Subito dopo Zawahiri, l'agente britannico direi io, che è il numero due di Bin Laden, ma probabilmente è la mente dell'intera operazione. Lui risale all'assassinio di Sadat all'inizio degli anni Ottanta. Zawahiri fa un nastro in cui lui dichiara anche lui la guerra al Pakistan. Quindi c'è un parallelismo che è infallibile fra attacchi statunitensi e azioni di Al-Qaeda. Quindi sono un gruppo di zimbelli, provocatori, assassini, manovrati dalla CIA e naturalmente anche dall'MI6. La piattaforma di Filadelfia si propone tra i suoi obiettivi di fare luce sui fatti dell'11 settembre.
Tra gli obiettivi della piattaforma di Filadelfia c'è anche quello di riportare, ridare valore al ruolo della società civile nella sfera politica sotto un certo aspetto. Sì, infatti questo è l'intero senso della faccenda. Abbiamo visto l'origine di questa iniziativa sta verso la fine di maggio. Il Partito Democratico ha tradito i suoi propri elettori che avevano dato la vittoria ai democratici nelle elezioni congressuali di novembre 2006, quando avevano promesso di por fine alla guerra dell'Iraq. Verso la fine di maggio 2007 il Partito Democratico non solo ha rinunciato a por fine alla guerra, ma hanno addirittura votato più soldi per una guerra più grande con la famosa escalation, la surge dettata da Bush. In quel momento si vedeva chiaramente che qui c'è una crisi totale del Partito Democratico, è diventata ancora peggio dopo. Io e un gruppo di altri amici abbiamo pensato: andiamo a Filadelfia per il 4 luglio, festa nazionale dell'indipendenza, e cerchiamo di cominciare a gettare le basi per un'alternativa politica complessiva, dicendo: noi ci dobbiamo staccare, almeno come tendenza, dal Partito Repubblicano e dal Partito Democratico. Possiamo andare nelle loro primarie, ma non accetterai mai la loro disciplina organizzativa. Dobbiamo quindi fare una piattaforma. Siamo venuti fuori con 5 punti. Basta con le guerre, poniamo fine a tutte le guerre, Iraq, Afghanistan, niente più guerre, niente scontri, niente guerra contro la Russia, l'Iran, la Cina, Venezuela, niente guerre. Niente dittatura, niente Patriot Act, niente intercettazioni telefoniche, niente leggi liberticide, niente presenza capillare dell'FBI e così via dicendo. Impeach Bush Cheney, bisogna cacciarli, bisogna ottenere la destituzione immediata da tutte le funzioni di questi due individui. Quarto punto è più o meno l'idea economica che è lasciata un po' generalmente espressa, che l'economia deve rispondere ai bisogni del popolo e non alle esigenze dei banchieri, oligarchi finanziari di Wall Street, allora people not bankers. E il quinto punto è appunto la verità sull'11 settembre, senza la quale non si fa neanche un passo in avanti su niente, perché è chiaro che l'11 settembre è la dottrina ufficiale del regime e l'ideologia del Partito Democratico e del Partito Repubblicano ed è il segreto per la tenuta anche di Bush in termini della sua popolarità. Lui non scende molto al di sotto di un terzo di consensi perché sono circa un quarto o un terzo della popolazione che a questo mito ci credono veramente. E quindi finché Bush avrà 25-30% di appoggio, non sarà possibile cacciarlo né dichiararlo non compos mentis sotto il 25° emendamento, né por fine alla guerra che implica cancellare i suoi veti nei confronti di leggi che implicano la partenza delle truppe americane. Quindi Bush può stare alla Casa Bianca e fare la guerra finché vorrà, purché abbia il mito e quindi 25-30% dei consensi e va avanti così. Quindi senza smantellare il mito non sarà possibile por fine alla guerra. Questa è una cosa che il Movimento per la Pace generalmente capisce molto male. Loro dicono: ma Iraq è una cosa e 11 settembre è un'altra cosa. Per Bush non è così. Ogni volta che lui parla dell'Iraq sta parlando dell'11 settembre, ogni volta che fa le minacce all'Iran sta parlando dell'11 settembre. Quindi per lui è sempre 11 settembre, è una monomania e senza smantellargli quello non lo puoi estromettere. Cosa risponderebbe a Umberto Eco, autore tra gli altri di un libro edito da PM, nel quale vengono confutate le teorie, a detta degli autori, complottiste? Io non conosco quello che lui dice in proposito,
Penso che questo sia un sintomo della crisi morale degli intellettuali. Lo vediamo in Noam Chomsky, che della verità sull'11 settembre non vuol saperne, molto ostile. Tanti liberali di sinistra, o left liberals come li chiamiamo, ricevono fondi dalle fondazioni e vengono condizionati, ricattati attraverso questo. Se mi ricordo bene, Eco, secondo quello che ho sentito, dice: come mai non ci sono gli spifferatori? Giusto? Sì, le gole profonde. Ok, gole profonde e spifferatori. Ce ne sono, a volontà. C'è Colleen Rowley dell'FBI del Minnesota. Lei dice: io ho mandato questi messaggi al quartiere generale dell'FBI dicendo che ci sono questi arabi che vogliono imparare a volare, ma non a decollare o atterrare, solo volare e colpire i bersagli. Il quartiere generale dell'FBI non ha fatto niente. La faccia di questa donna è apparsa sulla copertina di Time Magazine. Lei è stata persona dell'anno fra altri spifferatori del 2002, mi sembra. Quindi c'è anche Sybil Edmonds, ex traduttrice dell'FBI, la quale, traducendo dal turco e dall'iraniano, aveva documenti che portavano all'attività degli Zimbelli prima dell'11 settembre. E lei dice che il capo ufficio ha semplicemente distrutto o alterato questi documenti. Quindi, Michael Springman del Dipartimento di Stato, stando al consolato di Jeddah in Arabia Saudita, lui dice: io ho ricevuto ordine di dare visti ad un sacco di terroristi e mi hanno detto: se io faccio domande, allora sono licenziato. Quindi spifferatori ci sono. Come mai fai, Umberto Eco, a dire questo? Fare una generalizzazione così male documentata. Lei ha sostenuto che l'attentato di Madrid ha dietro nelle sue retrospettive, per così dire, un importantissimo ruolo della NATO. Volevo chiederle su che fondamenta basa questa sua teoria e se appunto secondo lei questo importante ruolo della NATO c'è stato, lo si è visto anche per gli attentati di Londra e in che misura e quali sono le argomentazioni che lei porta a proposito. Per Madrid è chiaro, io scrivo brevemente su questo nel mio libro. Qui si tratta di, gli attentatori sono dei pregiudicati, persone, Zimbelli, arci noti alla polizia di tanti paesi e nonostante questo possono circolare, fare quello che gli pare. Quindi quando vedi Zimbelli che possono circolare liberamente senza nessun intervento della polizia, è chiaro che c'è un impegno di non arrestarli, quindi di lasciarli lì e procedere. Generalmente l'impressione che ho io è che i servizi segreti della NATO sono diventati molto esperti qui in Italia di mettere bombe sui treni, no? Sin dal 67 Italicus, la stazione di Bologna e così via dicendo. Secondo me questo è lo stesso metodo, quindi servizi segreti della NATO. Adesso con Londra possiamo essere anche più precisi, gli ingredienti sono questi. Quando c'è un'esercitazione con uno scenario preciso e il contenuto di quello scenario diventa realtà durante l'esercitazione o poco prima o poco dopo, questo indica per me che quell'effetto è stato prodotto attraverso l'esercitazione o la manovra. Nel caso di Londra 77 abbiamo tre esercitazioni di tre principali paesi della NATO: Atlantic Blue degli inglesi, Top Off 3 degli Stati Uniti, Triple Play del Canada. Scenario unico: bombe nella metropolitana di Londra mentre si svolge una conferenza importante nel Regno Unito, che è quello che abbiamo, bombe mentre c'è la conferenza di Glen Eagles. Questi tre esercitazioni si svolsero 2 mesi prima. Tony Blair ha anche detto: oh, meno male che abbiamo provato tutto questo con le varie manovre. Oltre a questo abbiamo un personaggio molto ambiguo che si chiama Peter Power, l'ho visto tante volte adesso alla TV britannica la settimana scorsa. Peter Power va alla BBC quella notte, quella sera tardi, e dice: oh, combinazione, la mia ditta, Visor Consultants, stava simulando l'esplosione di bombe in quelle stesse stazioni più o meno la stessa ora.
E allora, se non siamo totalmente fessi, bisogna vedere che così furono sviluppate le esplosioni. Tutti indicano che in questi treni di Londra la detonazione non avviene all'interno del treno, bensì sotto, cioè dalla curva dei pezzi di metallo che rimangono. Quindi servizi segreti della NATO, allo scopo di, fra le altre cose, rinfrescare la memoria dell'11 settembre, permettere una fase isterica di caccia all'arabo in Inghilterra o al Pakistano. È vero che possono mostrare un giovane musulmano di Leeds, dove sono stato la settimana scorsa, questo giovane musulmano che fa un film da bombardiere suicida, dove lui fa questi gesti facendo minacce. Secondo me questo poveraccio pensava di essere un attore pagato all'interno di una esercitazione, cioè gli hanno detto: vuoi 500 sterline per una giornata di lavoro, fai questo altro. E poi dicono: normalmente un bombardiere suicida farebbe un film, no? E quindi, siccome noi vogliamo raggiungere il massimo di realismo, fai un film, e questo fa parte della cosa che ti stiamo pagando. E quindi molto si spiega se si ricorda che in questi drill ci sono attori che devono giocare il ruolo di piloti o di terroristi o di altri, e che lo zimbello, essendo non proprio un'aquila, non si accorge del fatto che tutto questo potrebbe servire per una montatura dopo il fatto, quando lui è morto. Vorrei chiederle la connessione tra la rete canaglia e il nostro paese, l'Italia, per quello che riguarda tre aspetti. Il primo, la tragica stagione della strategia della tensione. Il secondo, il motivo per il quale l'Italia, a differenza appunto di Spagna, Stati Uniti e Regno Unito, non ha subito attentati terroristici di matrice, tra virgolette, islamica. Sì, in seguito all'11 settembre, a differenza appunto di quello che è successo a Madrid e a Londra, e rispetto al ruolo della rete canaglia, rispetto alla fortissima instabilità dell'attuale governo italiano. Vabbè, la strategia dell'attenzione, qui bisogna menzionare nomi come Gladio, una rete di terroristi, diciamo, bombaroli, combattenti della NATO, stato costituita per dire: se arriva l'Armata Rossa bisogna fare la guerriglia, quindi dobbiamo addestrare, preparare migliaia di ufficiali con depositi di armi, di esplosivi, tutto il resto. Questo è stato fatto dal generale Lyman Lemnitzer, capo della NATO negli anni 60. È stato lui che aveva fatto quel famigerato documento Operation Northwoods, che era un piano per fare un attacco a bandiera falsa rispetto a Cuba, cioè fra Cuba e Stati Uniti, per aggredire Cuba. Il suo piano non è stato utilizzato nei confronti di Cuba, ma dopo fornì la base per l'incidente del Golfo di Tonkino, che diede inizio alla guerra del Vietnam. Quindi questo stesso signore, poi dopo la crisi missilistica di Cuba, dove lui raccomandava a Kennedy l'uso della bomba atomica, bomba H, viene a fare il capo della NATO, e con lui cominciano a mettere questi depositi del gladio. Quindi abbiamo i gladiatori, Edgardo Sogno, altri elementi, e loro dicono: perché attendere l'arrivo dei sovietici? Cominciamo con le bombe, blocchiamo l'entrata del Partito Comunista al governo, creiamo questo isterismo. Poi dopo, la mia tesi, anche il terrorismo di sinistra, Brigate Rosse, qui chiara matrice della NATO, venendo fuori dalla facoltà di sociologia all'Università di Trento, ma poi con una presenza sempre più forte di neofascisti, agenti della NATO, agenti della CIA, Moretti notoriamente. E quindi questo va avanti, e lo scopo è naturalmente di rompere gli scioperi del 69, bloccare i comunisti e generalmente creare instabilità per bloccare iniziative di qualsiasi tipo. Bisognerebbe menzionare anche la Loggia P2 come organo di intelligence e di propaganda per sostenere questi sforzi.
Io ho fatto il dossier Moro nel 78 senza sapere né il nome di Gladio né il nome della loggia P2. Bensì, conoscevo a Roma molti membri della loggia P2, ho scoperto dopo che erano membri della loggia P2, perché erano lì in posizioni importanti. Comunque il dossier Moro più o meno identifica insomma, un ruolo di certe massonerie. Non eravamo esattamente chiari su quali erano, era la P2 dopo, e anche la presenza di influssi che provenivano dagli Stati Uniti e soprattutto dagli ambienti di Kissinger. Adesso con la crisi di governo qui in Italia, interessante per me era, quando io stavo in Inghilterra, uno degli attivisti inglesi del Movimento della Verità mi fa vedere il giornale, Prodi dice no alla guerra dell'Iran. Prodi dice no, è l'unico che dice no. Sarkozy è il più pazzo di tutti, un provocatore atlanticista, un agente spudorato di Londra e di Washington. La Merkel è una figura pietosa, chi altro c'è? Gordon Brown è praticamente Tony Blair light, o Tony Blair con un velo di ipocrisia. E chi altro c'è? C'è Prodi che dice no, ed è una cosa estremamente interessante. Dopo alcuni giorni Dini comincia a dire è aperta la crisi di governo, è lui che viene proprio dagli ambienti dell'oligarchia finanziaria, la Banca d'Italia e generalmente la grande finanza di Londra. Spendendo un'ultima domanda sulle stragi, quanto secondo lei il periodo delle stragi italiane riflette ciò che lei ha descritto nel suo ultimo libro, Fabbrica del Terrore, il tema della rete canaglia? Tutto. Il terrorismo non è un fenomeno sociologico, il terrorismo non nasce quasi mai, almeno terrorismo internazionale spettacolare di alto bordo, non nasce spontaneamente dalla fame, dalla miseria, dall'oppressione. Ci vuole sempre l'intervento di servizi segreti, generalmente, per fare qualcosa di ambizioso. Quindi io dico, il terrorismo non è un fenomeno sociologico, ma viene creato da sociologhi, o da psichiatri, o da psicologhi, o quelli che sono. Secondo me tutto questo sarebbe inconcepibile a parte qualche bomba carta o petardo o bottiglia Molotov qua e là, inconcepibile senza un disegno di destabilizzazione. E l'idea, anche assassini politici, in Europa che cosa abbiamo? Il generale De Gaulle caccia la NATO, in Francia non c'è terrorismo, o quasi, e invece ci sono 30-35 tentativi di uccidere lui ad opera della stessa NATO. Enrico Mattei dice l'Italia deve avere una politica energetica estera indipendente, vuol fare gli accordi con gli arabi, con l'Egitto, con l'Algeria, sta negoziando con altri ancora, sovietici, e viene ucciso dalla CIA. In Germania, 30 anni fa o anche prima, c'era un gruppo di banchieri in Germania, Ponto, poi dopo Rohwedder negli anni 90 e Herrhausen. E questi che cosa volevano? Loro volevano fare veri investimenti produttivi nei paesi dell'est, in Polonia, nell'ex Unione Sovietica, anche in Africa, e quindi fare investimenti industriali produttivi, non lavoro schiavistico, non saccheggio, non la politica del Fondo Monetario Internazionale. E questi vengono uccisi dalla banda Baader-Meinhof, di nuovo braccio della NATO. Quelli lì sono usciti, interessante la storia dei Baader-Meinhof, sono usciti da un manicomio di Heidelberg, e vengono fuori questi, un collettivo di pazienti del manicomio, sono il nucleo di ferro della banda Baader-Meinhof, mi sembra interessante, no? Quindi soprattutto Germania, Italia, Francia sono tre casi in cui si può vedere il ruolo della NATO. In Francia è interessante che dopo la cacciata del quartiere generale negli anni 60 il livello di terrorismo cade a livelli veramente ridotti. Quindi io penso che questa sia la spiegazione, perché anche in Germania recentemente
le chiedeva prima, non ci sono stati grossi attentati terroristici neanche lì, quindi questo oggi non si può sapere esattamente che orario stanno utilizzando. Lei sostiene che la senatrice Hillary Clinton è una guerrafondaia. Questo non ci piove. Ed è probabile che possa essere il futuro inquilino della Casa Bianca, possibile. Considerando la scarsità di mezzi finanziari e di risorse umane, per così dire, per sostenere imponenti sforzi bellici, lei considera vere le voci che riguardano dei legami stretti della senatrice Clinton con varie lobby ebraiche? Le considera veri e se sono veri, che peso potrebbero avere? Io non farei l'approccio da questa parte. Il fatto è che la Clinton riceve soldi da tutte le frazioni dell'establishment, soprattutto viene finanziata dal suo amico Rubin, che è il capo della Citibank, ma prende anche soldi da Warren Buffett e Rupert Murdoch e tutti i gruppi dell'establishment. Infatti lei vorrebbe essere un candidato neoconcentrista e prendere soldi da tutti. La questione con lei è che magari ci sarà una brutta sorpresa da qualche parte nelle primarie, magari la sua candidatura potrebbe crollare. Io penso che sarebbe importante determinare la sconfitta della Clinton e anche del Giuliani. Questi sono i due candidati peggiori, e se vuol sapere chi è il meno peggio, fra quelli che hanno qualche chance, il minor male, fermo restando che è un gran male, è il senatore Edwards, che parla sempre della povertà, che ha legami con i sindacati, quindi c'è un profilo leggermente meno catastrofico rispetto a questi altri, ma comunque la situazione è gravissima e veramente l'unica cosa che possiamo sperare è la sconfitta della Clinton e del Giuliani e quindi un rimescolamento delle carte. Io sto proponendo il movimento dei candidati popolari per la Camera e per il Senato sulla base della piattaforma di Filadelfia, come ho detto prima, e magari verso metà febbraio, con un disgusto e rigetto generale degli elettori nei confronti delle scelte dei partiti maggiori, perché tutte le primarie arrivano molto presto quest'anno, fra gennaio e febbraio si decide quasi tutto. Magari ci sarà la possibilità di mettere una candidatura presidenziale, probabilmente di tipo propagandistico, per il movimento per la verità sull'11 settembre. Le pongo l'ultima domanda. Io ho seguito ieri sera la presentazione della Fabbrica del Terrore anche a Milano e volevo domandarle, lei considera possibile che alla fine del suo mandato George Walker Bush proclami la legge marziale o prima? Questo è l'esempio di Aznar, sì. Sì. Dopo quei fatti di Madrid ci fu un orrore all'interno della classe dirigente americana, perché gli spagnoli non avevano reagito come si doveva. E allora hanno detto: perché non vi mettete sotto voi spagnoli? Che cosa c'è con voi? Aznar poi è venuto alla Casa Bianca, è stato festeggiato moltissimo, ha parlato con tutti quanti questi. E lui gli ha spiegato, come dire, quello che lui aveva imparato da questa esperienza. Quindi io, se sappiamo qual è la dottrina di Cheney che lui cerca disperatamente di mettere in atto, è un nuovo attentato terroristico, nuovo 11 settembre, 11 settembre bis, con magari armi di distruzione di massa, bomba atomica in una città americana, poi l'attacco all'Iran e poi la legge marziale, che magari include la cancellazione delle elezioni, è un golpe che ci dà George Bush presidente a vita. Non è da escludere. Appunto, l'ultima cosa. Lei crede che non ci sarebbe una fortissima reazione da parte della popolazione americana, e quindi le fondamenta di questa sua teoria... Cioè, questa teoria è molto solida secondo lei? No, è una speculazione.
è uno come ho fatto vedere, ma non è da escludere. Invece io so, conosco democratici che hanno orologi speciali che contano i giorni, le ore, i minuti fino a mezzogiorno 20 gennaio 2009 e loro si illudono che ci sia la garanzia che Bush se ne vada, loro non vedono l'ora sull'orologio, invece no, non è da escludere niente. I neocon sono dei pazzi, i neocon sono adesso in uno stato psicotico dovuto soprattutto ormai al crollo del dollaro, all'agonia mondiale del dollaro e al panico bancario universale che li manda in bestia. E la specialità dei neocon è la fuga in avanti e la loro reazione a qualsiasi problema è notoriamente la guerra e la dittatura, il golpe, secondo gli scritti di Carl Schmitt e di Leo Strauss. Quindi fare una cosa del genere sarebbe perfettamente coerente con i neocon e dovrebbe ricordarci che non bisogna permettere ai discendenti lineari dei nazisti di prendere il potere in un paese. Ringrazio molto, dottor Calpe. Okay.